qualsiasi risultato. Quindi anche gli amori difficili possono essere conquistati. Noi abbiamo la possibilità di conquistare anche gli amori difficili oppure di sganciarci, perché magari non è sempre possibile far innamorare chiunque, ma abbiamo la possibilità di far che cosa? Abbiamo la possibilità di disinnamorarci, di gestire le situazioni con gli amori difficili. Intanto mettete un like e condividete il video con i vostri amici, chi volesse entrare in chat, chi volesse diciamo dare un sostegno al canale può fare una piccola donazione al canale, basta che clicca sul tastino super grazie. Salutiamo Roxy, Roxy Rosa. Allora, cerchiamo di capire un attimino come funzionano gli amori difficili, come funzionano questo tipo di relazioni. Allora, diciamo che l'amore è uno dei sentimenti, se vogliamo, più potenti che l'essere umano possa provare, sicuramente. Quando ci innamoriamo, spesso, purtroppo, però, ci sentiamo completamente sopraffatti da un'emozione che da un lato ci fa sentire felici, ci fa sentire magari eccitati, ci fa sentire magari pieni di vita, però dall'altro lato, quando soprattutto abbiamo difficoltà a conquistare, diciamo, la persona, perché possono verificarsi due casi fondamentalmente. Il primo caso, salutiamo anche Dorothy. Il primo caso è quando, diciamo, abbiamo a che fare con un oggetto di desiderio che è sfuggente. Quindi noi, ed è un po', potremmo definirlo, la sindrome di Dante e Beatrice, cioè Dante voleva conquistare Beatrice, ma Beatrice non se lo filava proprio, non lo prendeva neanche in considerazione. E quindi, in questo caso, noi avremmo, come dire, non ci sarebbero impedimenti in questa relazione se non fosse che l'oggetto di desiderio non ci prende in considerazione, non ci vuole. E Dante non è riuscito a conquistare Beatrice, l'ha messa pure nel paradiso, vicino alla Madonna, ma non è riuscito a conquistare Beatrice. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema invece succede quando praticamente l'oggetto di desiderio sarebbe disponibile, ma ci sono dei problemi esterni ed è, potremmo definirla invece questa, la sindrome di Romeo e Giulietta, perché Romeo e Giulietta si amavano tanto, ma c'erano dei problemi. C'erano dei problemi, in questo caso, problemi erano le famiglie che non volevano che questa persona, diciamo che quest'amore si, diciamo, andasse avanti, no? E potremmo definirlo anche un po', se vogliamo, Romeo e Giulietta, ma in altre situazioni, no? Anche nei Promessi Sposi, Renzo e Lucia. Renzo e Lucia si amavano tanto, ma c'era, Don Rodrigo che si opponeva al matrimonio, quindi, in questi casi, diciamo, ci sono delle situazioni esterne e le situazioni esterne possono essere dei vincoli che impediscono a una relazione di funzionare. Ora, ovviamente, sia Romeo e Giulietta che Romeo e Giulietta che Renza Lucia sono situazioni estreme, però ci possono essere problemi di altra natura, esterni, degli impedimenti, no? Cioè, magari i due si amano tanto, però, che ne so, uno sta in Australia e l'altro sta, che ne so, da un'altra parte. Oppure problemi esterni, le famiglie magari, no? Tu ami tanto, magari una malgasciona, però, che non piace a tua madre, per dire, no?
Ad esempio, spesso, no? Soprattutto magari un uomo, perché le madri sono un po' più gelose da questo punto di vista, magari una madre potrebbe non piacere la fidanzata del figlio perché magari è troppo vecchia, troppo povera, oppure magari perché già separata, diciamo, magari con dei figli, no? È ovvio che una madre per il figlio vorrebbe una donna, diciamo, magari più giovane, senza figli, mai sposata, insomma, questo è, no? Perché le madri non sono innamorate come magari il figlio, no? Quindi ci possono essere tutta una serie di problemi, insomma, e questa è la seconda motivazione, no? Fondamentalmente. Quindi i motivi possono essere appartenenti a queste due classi, no? Per cui un amore risulta difficile, no? O impedimenti esterni, dei vincoli esterni che in qualche modo ti impediscono, oppure non ci sarebbero vincoli esterni, ma l'oggetto di desiderio è sfuggente, come ad esempio faceva Beatrice con Dante. Ora, e quindi l'amore è un sentimento molto importante, ci può far sentire bene, felici, però alle volte può essere difficile da conquistare, no? Per queste due tipologie di ragioni, fondamentalmente. E quindi l'amore potrebbe essere considerato impossibile. Ad esempio, appunto, potrebbe essere anche la differenza di età, potrebbe essere anche la distanza, potrebbe essere anche la presenza di un'altra persona nella vita della persona amata. Sono tutti impedimenti esterni. Tu ami tanto, si amano tanto, ma siete distanti, oppure c'è una differenza d'età eccessiva, oppure c'è quello è sposato, oppure quello c'è in testa un'altra. Insomma, sono poi delle cose diverse, magari, che si presentano in modo diverso, ma questi sono gli amori, tra virgolette, difficili, no? Ma non è detto che siano impossibili. Beh, potrebbe essere anche i parenti, certo, potrebbero essere tutta una serie di situazioni esterne. E salutiamo anche Tug. Quindi, queste sono le cause, le motivazioni principali per cui un amore potrebbe essere veramente difficile. E però diciamo che poi in qualche modo si possono anche superare, no? In qualche modo. La prima cosa da fare è accettare la realtà della situazione, cioè il primo passo per conquistare un amore difficile è accettare la realtà della situazione. Devi capire che non è detto che tutte le ciambelle escano col buco, però l'importante è che, diciamo, qualche ciambella col buco esca, insomma. Devi capire che l'amore non è sempre facile, possono esserci degli ostacoli da superare e quindi devi accettare questa realtà, no? Una volta che hai accettato la realtà, che sai esattamente dove ti trovi, puoi definire se sviluppare un piano per superare questi ostacoli. Questo è un altro punto importante, perché devi capire se tu ti devi impegnare in qualche cosa, devi capire se ne vale la pena, no? Ad esempio, nel caso di una persona, se ti innamori di una persona impegnata, sposata, eccetera, ma non vale la pena aspettare. Salutiamo Tug, ma non vale assolutamente la pena aspettare. Ma che cavolo di senso può avere aspettare una persona impegnata, una persona sposata, aspetti che si separi? Non si separerà mai. Quindi nel frattempo tu fatti gli affari tuoi, fondamentalmente, no? Quindi questo è un dato di fatto. E poi questo è il primo coso. Poi la seconda cosa è cerca di conoscere bene la persona, il tuo oggetto di desiderio, no? Questo è il secondo passo. È conoscere, cercare di capire chi hai davanti, no?
devi capire quali sono, diciamo, che tipo di persona è, quali sono i suoi turbamenti, quali sono le sue emozioni, quali sono le, diciamo, le situazioni che questa persona vive, perché in questo caso, e anche se secondo te se ne vale veramente la pena poi alla fine, no? Non tanto per i vincoli esterni, ma quanto per la persona in sé. Quindi, perché le due problematiche, dicevamo, sono di questa, duplice natura, no? Ci sono delle persone esterne, ad esempio, se te piace tanto quella persona, ma, che ne so, ci sono dei vincoli esterni, perché i suoi genitori, oppure i suoi parenti, oppure le sue figlie, i suoi figli, ti ostacolano, tu devi tenere presente che hai già perso, al 90% hai già perso, perché un padre o una madre non si metterebbero mai contro i figli, quindi tu sei già perdente se ti scontri contro i figli, quindi se, per dire, oppure anche se ti scontri contro i genitori, magari potresti vincere a breve termine, ma a lungo termine, tra l'altro, a lungo termine perderai sicuramente, no? Perché cosa succede? Succede che magari sua madre gli dice no, ma lasciala perdere, non vedi che è una stronza, non vedi che ti farà soffrire. Tu magari continui, vai contro il diktat genitoriale e poi alla prima litigata, alla prima cosa che succede, ti tornano in mente le parole di tua madre che ti diceva non vedi che è una stronza, dovevi lasciarla perdere. E allora, come dire, ti pentirai e la mollerai, no? Quindi io questo lo suggerisco, se ci sono problemi, che ci sono genitori o figli ovviamente che ostacolano la relazione, lascia perdere, perché tanto è una battaglia persa, non vale la pena, non vale assolutamente la pena impelagarsi. Oppure se ci sono mariti e mogli, lascia perdere pure, cioè nel caso che ci sono mariti e mogli, puoi viverti una relazione trasgressiva, certo, se ti va bene una relazione trasgressiva non ci sono problemi, ma se tu vuoi una relazione che possa definirsi stabile, se tu vuoi una relazione che possa definirsi, diciamo, importante, allora è meglio che lasci perdere, è meglio che molli la presa. Invece se è un, diciamo, i vincoli esterni sono superabili, come magari una distanza che non sia eccessiva, una, che ne so, oppure qualche altro vincolo che non è eccessivo, poi diciamo, ma anche se ci sono dei vincoli logici è meglio lasciar perdere. Comunque devi tenere presente in generale che l'amore è un processo, per cui ad esempio ci può voler tempo per conquistare qualcuno, se l'altra persona è sfuggente, come ad esempio faceva Beatrice con Dante, la cosa peggiore che tu puoi fare è inseguirla. La cosa peggiore che tu puoi fare è avere, diciamo, la necessità di starle dietro. È sbagliatissimo. Serve tempo. L'amore è comunque un sentimento complesso, richiede tempo e richiede anche strategia. Quindi questo è un punto fondamentale. Poi dobbiamo tenere presente che un'altra cosa che non devi mai fare è, diciamo, depersonalizzarti, cioè tu non devi mai venir meno ai tuoi valori, perché la cosa peggiore che puoi fare è inseguire una persona e abdicare a quelli che sono i tuoi valori, abdicare a quello che è il tuo modo di vedere la vita, abdicare a quello che è il tuo carattere, il tuo modo di essere. Devi fottertene, devi imparare a diventare irriverente, devi imparare a diventare, diciamo, anche un po' pungente da questo punto di vista. Salutiamo Betty Kotich, salutiamo Betty Kotich. Non devi assolutamente, diciamo, abdicare a quella che è la tua linea di vita fondamentalmente.
E ripeto, se i vincoli sono alti, se i vincoli sono difficili, se i vincoli sono insormontabili, lascia perdere. Quindi la prima cosa che devi tenere presente è che se tu ti devi scontrare, soprattutto se hai a che fare con una persona iperlogica, con un genitore, con un figlio, sei già perdente. Perché qualunque genitore o qualunque padre o madre, diciamo, non metterebbe mai i suoi figli dopo di te, non metterebbe mai i suoi genitori dopo di te. Quindi, se tu ti scontri con loro, hai già perso. Quindi, ti conviene mandare a fanculo, lasciar perdere. E questo è. Poi, è ovvio che, ad esempio, se tu vuoi crearti una tua famiglia, allora devi essere tu che valuti la situazione. Se vuoi crearti una tua famiglia, non cercate una persona che abbia già, ma anche magari separazioni, figli, cose, perché quello ha già un suo nucleo familiare, no? Dipende dalle tue esigenze, da quelle che sono le tue esigenze, dipende da quello che è il tuo obiettivo. E qua torniamo sempre al punto fondamentale, devi definire qual è il tuo obiettivo di vita, perché è ovvio che... Certo, poi oggi uno dice sono le famiglie allargate, figli di qua, figli di là, cazzi e mazzi, però diciamo che in linea di principio sono relazioni che partono già in salita fondamentalmente, no? Partono già in salita. Dipende sempre da quello che tu vuoi fondamentalmente, no? Quindi è importante e per capire cosa si vuole bisogna liberarsi da quelli che sono... diciamo, bisogna liberarsi da quelle che sono le emozioni che proviamo nei confronti di una persona, perché se provi e ti lasci guidare eccessivamente dalle emozioni che provi nei confronti di una persona, anche qua difficilmente raggiungerai i risultati, difficilmente raggiungerai gli obiettivi, perché comunque sia. Le emozioni offuscano, no? Il concetto, offuscano praticamente il tuo modo di ragionare. E invece bisogna sempre mantenere una capacità di ragionamento fondamentalmente. È ovvio che altri consigli, se la persona amata, la persona, il tuo oggetto di desiderio è fidanzata o sposata, fidanzato o sposato, un errore grave, non devi cercare di interferire nella sua relazione. Concentrati su te stesso e sulla tua vita, perché anche antagonizzare con una moglie, con una fidanzata o con un fidanzato, con un marito, farà sì che l'altra persona darà più valore a sto fidanzato, a sta moglie. Quindi, se hai a che fare con una persona che è sposato e fidanzata e a te interessa, non devi mai interagire, non devi mai, diciamo, antagonizzare con questo. Devi semplicemente allontanarti, non c'è altra chance, non hai altra possibilità che allontanarti e cercare di vedere cosa succede. Ma se per te è una relazione importante, devi accettare di frequentare questa persona soltanto quando avrai le prove certe che avrà chiuso l'altra relazione, perché fin tanto che non avrai la certezza matematica, diciamo, quindi che l'altra relazione è finita, non devi metterti in mezzo, perché vivrai anche qua una vita di merda fondamentalmente. Se la persona diciamo che ti piace, il tuo oggetto di desiderio vive lontano, beh, devi trovare dei modi per rimanere in contatto. È ovvio che se le distanze sono elevate non ci potrà essere una frequentazione, diciamo appunto frequente, però magari uno può restare in contatto tramite messaggi, tramite videochiamate, potrebbe restare in contatto tramite, diciamo, queste cose, no? Quindi questo è quello che è importante, no? Se la persona che ti interessa vive lontano, devi magari pianificare, no? Degli incontri, delle cose, ma è ovvio che non potrai mai creare un nucleo familiare. Se il tuo obiettivo è quello di creare un nucleo familiare, potrebbe risultare difficile, perlomeno. Quindi, se la persona che ti interessa, ad esempio, ha una differenza di età o di cultura,
Beh, devi cercare di capire se questa differenza di età o di cultura possono essere, come dire, compensate, no? Perché se non sono compensate, la cosa non funzionerà mai, no? È importante ricordare che non esiste una formula magica per conquistare un amore impossibile. Tuttavia, se segui questi suggerimenti, questi consigli, puoi aumentare le tue possibilità di successo. Poi è importante anche essere sempre positivo, ottimista, la tua energia positiva sarà contagiosa, non devi essere invadente perché le persone invadenti e accozzate, non riescono a raggiungere nessun risultato fondamentalmente. Ecco, queste sono le cose fondamentali che bisogna fare in questa situazione. E detto questo, mettete un like e seguitemi su tutti i canali, abbonatevi al canale e fate donazioni e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo.